Carlotta Dell'Isola è una delle concorrenti del che è stata meno protagonista nelle ultime settimane, anche se da casa pare si siano fatti una buona idea su di lei. Non ha creato scandali o litigi, rimanendo sempre al suo posto, facendosi comunque notare per il suo animo gentile. Soltanto qualche ora fa si è sbilanciata per la prima volta sulla sua vita privata, parlando in particolare della figura del padre. La sua è indubbiamente una famiglia unita, senza alcun problema. Nonostante questo, l'ex di Temptation Island non è mai riuscita ad instaurare un legame intimo con il papà, anche se non ci sono mai state divisioni evidenti tra di loro. La ragazza ha anche ammesso di aver esagerato con il genitore in alcune occasioni, aggredendolo un po' troppo. Cosa che non è mai successa con sua madre, con la quale c'è un rapporto indissolubile. Ora per la Gefina è giunta una notizia bellissima, proveniente dal cielo. Il suo primo messaggio aereo. Continua dopo la foto. La Dell'Isola ha anche confidato alla modella brasiliana Dea in Mello di essere stata vittima di bullismo in passato. Al suo fianco c'è sempre stato il suo amatissimo fidanzato Nello. Ed è proprio la sua dolce metà ad averle regalato una scritta meravigliosa. Per la prima volta da quando è al reality show, il suo partner l'ha stupita inviandole un velivolo con una dedica davvero speciale. Le parole utilizzate non lasciano spazio a dubbi, il giovane è completamente innamorato. Continua dopo la foto. Gli altri vipponi presenti in quel momento in giardino hanno alzato lo sguardo in alto e, capendo che l'aereo era indirizzato a Carlotta, sono subito rientrati per chiamarla a gran voce all'esterno. Questo è il messaggio di Nello: Carlotta ti amo, sei la mia vita. Quando ha letto il contenuto della scritta, ha manifestato tutta la sua felicità, amore mio ti amo. Nellino mio ti amo. Immediatamente tutti si sono avvicinati alla Gefina, abbracciandola e festeggiando con lei questo avvenimento. Continua dopo la foto, poi la Dell'Isola ha commentato ancora, ne avevo proprio bisogno, ve lo giuro, pensavo fosse sparito. Grazie, ti amo, te lo giuro. E Dayane ha aggiunto, questo è il primo aereo di un fidanzato per la sua ragazza. E Pierpaolo Pretelli, in riferimento al partner di Rosalinda Cannavò, ha detto, Giuliano, il drone non basta, ci vuole un aereo. Chissà se accoglierà questo invito. 16 gennaio 2021.